Passo falso invece per il Potenza, che sicuramente non inserirà la gara contro la Battipagliese nel capitolo delle gare fortunate. 5 infatti pali colpiti del rossoblù, un gol annullato. Probabilmente ai punti avrebbero vinto i padroni di casa, ma alla fine il risultato parla di un 2-0 per i campani. Risultato condito da molte polemiche di Marco Potentini, in particolare da parte dell'allenatore Massimo Agovino, per il quale i due gol segnati dagli ospiti erano in fuorigioco, mentre quello del Potenza era regolare. A proposito delle reti, la prima campana è stata realizzata al 15° da Trimarco. Dopo 9 minuti il raddoppio da parte della Battipagliese, sempre ad opera di Trimarco. Nella ripresa un buon Potenza è sceso in campo, vediamo il secondo tempo della Battipagliese, il secondo gol della Battipagliese. Nella ripresa un buon Potenza, dicevamo, è sceso in campo, molte le occasioni create dai padroni di casa, è il caso di dire, che sono stati abbandonati dalla fortuna, 4 traversi e un palo colpiti. Al 42° l'annullamento per fuorigioco della rete siglata da Famiano. Una giornata sicuramente storta, la quale Potenza potrebbe rimediare già domenica prossima, quando al Viviani giocherà la Puteolana.